Quest'opera Nabucco è firmato come progetto creativo Ricci Forte con la regia di Stefano Ricci, in quanto noi comunque proveniamo, abbiamo una tradizione di teatro di ricerca e abbiamo un gruppo che si chiama appunto Ricci Forte, che è il connubio dei nostri due cognomi, dove appunto i compiti sono ripartiti in questa misura, cioè io e Gianni entrambi ci occupiamo della drammaturgia del nostro percorso teatrale e poi io mi occupo in maniera specifica della messa in scena. Non è tanto il come, ma è il perché rappresentare quest'opera, perché costruire un viaggio che abbia un senso attraverso un'opera che è stata scritta il secolo scorso. Ed è esattamente da qua che siamo partiti, dal bisogno di comprendere in che modo parlasse ancora oggi questa partitura a noi abitanti del 2019. Siamo partiti da una base bibliografica precedente ancora al libretto, cioè precedente anche allo studio affrontato da Solera, il librettista di Verdi, andando a ricercare prima di tutto la storia e poi cercando di comprendere il tempo in cui questo libretto e questa partitura è stato composto. Chiaramente conosciamo il tema è appunto quello dell'esilio e quindi di persone che vengono strappate da una propria patria e trasportate in un altro luogo. Sarebbe stato abbastanza facile utilizzare quello che poi è una tematica molto presente in questo momento, dei migranti, e avremmo sicuramente creato un effetto documentaristico che ovviamente non era nelle nostre intenzioni. Per questo abbiamo deciso non di raccontare il tempo presente, ma di trasportare diciamo questa vicenda, questa visione in un futuro prossimo, nel 2046. Come però vi siete rapportati alla musica? La musica è da sempre un nostro performer aggiunto, è alla base del nostro lavoro dall'inizio, da 15 anni, da quando abbiamo iniziato il percorso del nostro gruppo. E non a caso negli ultimi 3 anni è diventato il protagonista assoluto, proprio perché ci siamo resi conto delle potenzialità nascoste nel ritmo, delle potenzialità ma anche a livello seduttivo e emozionale, il modo in cui la musica entra sotto pelle, il modo in cui la musica agisce sui sensi dello spettatore. Ecco, io sono l'acquirente che non ha visto l'opera e mi vuoi preparare. Quali sarebbero le parole, il minuto per cui dirgli guardalo con questo tipo di attenzione piuttosto che un altro tipo? Noi non abbiamo fatto nient'altro che quello che aveva fatto Giuseppe Verdi 150 anni fa, cioè lui ha parlato dell'Italia, degli italiani e quindi del suo popolo e quindi di noi stessi. E noi abbiamo fatto la stessa cosa, l'ambientato, il Nabucco in terre, chiamiamole così, esotiche, quindi lontane dal suo presente contemporaneo. La stessa cosa abbiamo fatto noi, abbiamo voluto parlare di noi oggi, però portandolo appunto in un futuro prossimo, immediato, tra qualche anno. Però non è cambiato niente, assolutamente niente. Parliamo di un tempo contemporaneo che, se vuoi, annientato da uno Stato che ci priva di una libertà soprattutto di pensiero, ma anche dove la creatività, la fantasia sono bandite. È diventato un qualcosa da tenere lontano, perché naturalmente ci fa riflettere, ci fa interagire e ci fa comprendere che questa situazione che stiamo vivendo non è più vivibile, cioè noi stiamo raggiungendo ormai un inferno che è prossimo alle porte. Tutto è diventato uguale, non ci sono più differenze, tutto è diventato grigio. Il Nabucco all'inizio è un grigio, come grigi sono diventati i piaceri, quindi è una sorta di sarcofago che incombe e ci riempiono il cervello di piombo. Quindi è una sorta di, se vuoi, un messaggio di allerta, di prepararci ad affrontare un futuro che non è dei più rosei. Questo è quello che noi vogliamo appunto raccontare con il nostro Nabucco. C'è qualcosa nel momento in cui avete lavorato insieme cui uno ha dovuto cedere, cioè non eravate d'accordo su qualcosa? Diciamo che succede sempre.
O mai. O mai, però raggiungiamo, ormai lavoriamo insieme da quasi 30 anni, quindi c'è una sorta di comprensione ancora prima di iniziare ad aprire bocca, sappiamo già dove arrivare, quindi non ci sono... Sicuramente il modo di lavorare insieme evita qualunque... forma anche di compiacimento individualistico, nel senso che poi c'è un continuo confronto e qui nel caso dell'opera lirica il confronto poi avviene attraverso anche un terzo polo, che è quello del direttore d'orchestra. Avete già un progetto futuro su un'altra opera? Sì, sì, ci sono, ma non possiamo anticipare nulla per il momento.